Amici di gizchina.it, non prendetevi per pazzo se per oggi vi parlo di iPhone 6S Plus sul nostro portale. Scherzi a parte, oggi non andremo ad analizzare il dispositivo di casa Apple, bensì un clone molto ben realizzato dal prezzo di circa 80 euro sul mercato degli smartphone cinesi. Parliamo del Blackview Ultra Plus, un device che è davvero costruito in modo molto simile, il design richiama molto quello del phablet di casa Apple e lo si può notare stesso dalle curve, dalle linee delle parti nella parte posteriore. Ovviamente manca il logo Apple per una questione di brand, ma abbiamo comunque le linee bianche che ne evidenziano il design, il marchio abbiamo poi nella parte centrale, mentre qui anche in basso, proprio come su iPhone, anche qui le linee, le bande bianche che su iPhone lasciano passare il segnale, mentre qui probabilmente servono solamente a limitazione del design, anche perché il corpo di questo dispositivo è costruito decisamente tutto quanto in plastica, ovviamente materiali del tutto differenti da quelli presenti sul 6S Plus originale. In ogni caso, questo dispositivo può essere davvero interessante perché il suo prezzo di vendita è davvero molto competitivo, circa 80 euro per portarsi a casa un dispositivo con processore MediaTek 6735, 2 GB di RAM, schermo da 5.5 pollici HD ed un software che è ispirato davvero molto ad iOS, anche se logicamente si parla solo di interfaccia. In ogni caso, sul device troviamo poi nella parte sinistra il bilanciere per la regolazione del volume, nella parte inferiore invece lo speaker, il connettore micro USB ed il microfono. Anche qui l'ispirazione ad iPhone con la doppia griglia è davvero molto marcata. Mentre nella parte laterale destra abbiamo il carrellino per l'inserimento della SIM, il tasto di accensione blocco e spegnimento, nella parte superiore invece il jack da 3,5 per le cuffie. Blackview Ultra Plus dunque resta un dispositivo molto interessante da scoprire, non vi svelo altri dettagli che scopriremo poi nella nostra recensione completa che sarà online a brevissimo sul nostro canale, per cui continuate a seguirci e qualora non l'aveste già fatto vi invito anche ad iscrivervi al canale. Per adesso è tutto, un saluto da Nicola per GizChina.it.